Telenova Giornale. I non vedenti e i non udenti pagano il prezzo più alto della crisi. Protesta stamani davanti al Palazzo della Provincia per i tagli ai servizi per i disabili. Il presidente Uic restia. Avete abbandonato i nostri ragazzi. Piattaforma Vega 2 Edison, Lega Ambiente presenta le osservazioni. L'associazione ambientalista ha esaminato la valutazione di impatto ambientale e ha avanzato le sue proposte entro il termine utile del 25 settembre. Pallavolo B2, Loxain ai nastri di partenza. Un sit-in di protesta dinanzi alla sede della provincia regionale. Le famiglie dei ragazzi sordi e degli ipovedenti chiedono al commissario Scarso di ripristinare i servizi di assistenza domiciliare scolastica, servizi di fondamentale importanza. Li abbiamo convocati perché praticamente per la prima volta, dopo che la legge 33 del 1991 obbliga la provincia ad occuparsi dell'istruzione di ciechi e sordi, e la cosa ha funzionato in tutti gli anni passati, bene, quest'anno il commissario ha pensato di tagliare completamente i fondi, per cui i nostri ragazzini che frequentano con profitto la scuola, ma frequentano con profitto anche perché avendo il sostegno domiciliare praticamente sono ben messi in classe. Ora togliere questo servizio ai non vedenti, agli ipovedenti e ai sordi significa praticamente insomma buttarli in mezzo a una strada. E noi siamo qui perché praticamente insomma assolutamente questo discorso non lo accettiamo, lo respingiamo violentemente, e per cercare di insomma portare il signor commissario su quell'ordine di idee civili, insomma, che praticamente eroghi, così come è stato nel passato, anche per quest'anno questo tipo di servizio di cui, ripeto, la provincia è obbligata a osservare, a corrispondere. Un servizio indispensabile per i genitori, ma soprattutto per i ragazzi. Sì, è un servizio che consente ai nostri ragazzi di raggiungere i livelli dei ragazzi cosiddetti normodotati, ma la cosa più importante è che cancellare questo servizio significa ledere quelli che sono i diritti costituzionali, che sono diritti inviolabili, il diritto allo studio, il diritto alle pari opportunità, che oltretutto ormai sono tutelati da tutta una serie di normative anche a livello europeo. Stiamo parlando insomma quindi di diritti essenziali, e i nostri ragazzi hanno fondamentalmente bisogno di questi servizi che esistono da tantissimi anni e che hanno consentito ai nostri ragazzi di raggiungere livelli altissimi, di laurearsi e quindi di conseguire i risultati che poi gli spettano, perché stiamo parlando di disabilità sensoriali, quindi sono persone che hanno bisogno proprio di un supporto per accedere alle lezioni che sono fatte in modo inaccessibile per loro. È tutto. Io penso che non si possa i disabili, le persone con disabilità, perché stiamo parlando di dei tagli che si abbattono su tutti i servizi, non solo sui servizi relativi ai sordi e ai non vedenti, ma anche relativi ai disabili gravi, per cui la provincia ha anche le competenze. I disabili non possono pagare il prezzo della crisi, cioè questi sono tra l'altro comunicati che fa la stessa comunità europea, cioè i disabili devono essere tutelati perché sono persone fragili e non si può scendere sotto i livelli minimi assistenziali perché siamo in crisi, perché penso che bisogna razionalizzare, e razionalizzare, come ci dice la lettera che abbiamo ricevuto noi, per la razionalizzazione delle spese bisogna cancellare dei servizi. Razionalizzare non significa tagliare, questo lo sappiamo tutti, significa ridurre i costi, eliminare i costi superflui. Questi non sono costi superflui. Una situazione insostenibile per voi genitori? Sì, direi proprio di sì, anche perché è un servizio molto utile ai nostri ragazzi e quindi una cosa insostenibile proprio, cioè perché è un servizio che i nostri ragazzi hanno bisogno e quindi lo pretendiamo, in questo caso lo pretendiamo, perché non si può sempre tagliare sempre sui ragazzi, sempre sulle persone più deboli. Secondo lei è giusto che i disabili pagano il costo della crisi? Purtroppo forse sono quelli che pagano di più. In questo momento penso che pagano di più degli altri.
Legambiente ha presentato un esposto denuncia con l'ipotesi di omissioni in atti d'ufficio nei confronti dell'ex sindaco di Ragusa e del dirigente dell'ufficio urbanistica del comune di Ragusa per violazione della legge 241 del 90 relativa alla trasparenza degli atti amministrativi. Il caso riguarda il diniego posto dal comune capoluogo alla visione e al rilascio della copia della lettera del 24 novembre del 2011, a seguito della quale la Regione aveva archiviato la richiesta di ispezione inoltrata da Legambiente in merito alle presunte lottizzazioni abusive lungo la strada provinciale 25, più volte denunciate. Neanche dopo una formale diffida il Comune ha voluto attemperare all'obbligo di legge, tanto da obbligare Legambiente a presentare, sostiene l'associazione, un esposto denuncia. Legambiente, così come nel caso della richiesta di autorizzazione alla ricerca di idrocarburi in mare presentata dalla TransUnion nel 2011 e dalla Sviluppo Risorse Naturali nel 2010, senza clamore, anche stavolta ha presentato le proprie osservazioni insieme all'associazione Gruppo Proposte Pozzallo sulla valutazione di impatto ambientale relativa alla piattaforma Vega B dell'Edison. L'istanza è stata inoltrata il 24 settembre scorso e quindi in tempo rispetto alla scadenza del giorno dopo, cioè il 25 settembre. Anche stavolta c'è chi fa tanto rumore solo per apparire, afferma l'ambientalista Claudio Conti, sostenendo che nessuno ha proposto osservazioni alla valutazione di impatto ambientale presentata dall'Edison, ma così non è, c'è chi invece come Legambiente interviene in silenzio e agisce in modo costruttivo. Pensare ai Bleo ripropone l'ipotesi di istituire un parco urbano al posto della stazione ferroviaria nel comune di Ragusa. I ferrovieri, da sempre storicamente, siete contrari a questa ipotesi? Beh, intanto questa nota di Pelligra denota molta confusione, perché si confonde lo scalo ferroviario, lo scalo merci con la stazione. Seconda cosa, considera antistorico che ci sia una stazione in un centro storico, quando è proprio la caratteristica delle ferrovie di tutto il mondo di avere le stazioni nei centri storici, perché la forza di questo sistema è proprio quello di collegare le città da centro a centro, facendo risparmiare un sacco di tempo alla gente. Quindi in più incolla anche un po' di cose sulla metropolitana di superficie, tema che noi sosteniamo da tempo e su cui non l'abbiamo mai visto avvicinarsi alle iniziative, dire spendere una parola eccetera. Quindi mi pare che ci sia molta voglia di farsi propaganda, e questa questione di istituire a Ragusa un altro parco urbano, quando abbiamo tentativi di parchi falliti come quello intitolato drammaticamente a John Lennon, che mi sembra sia un'altra delle cattedrali di soldi spesi in questo territorio, mi sembra proprio un farneticare. Allora, seriamente parlando, le stazioni devono rimanere in centro, se gli scali non vengono utilizzati si può discutere di quegli spazi, sono due cose completamente diverse, e naturalmente noi saremo anche per rivitalizzare lo scalo merci, perché è inutile che si continui a puntare sul gommato per trasferire le merci quando c'è la possibilità di utilizzare già una linea che esiste. In questo caso da tempo sostenevamo l'idea di spostare lo scalo nella zona industriale, tra l'altro ci sono anche i progetti fatti dall'ASI, ma siccome il tema ferroviario in questo territorio da parte della classe politica è stato completamente disatteso, naturalmente ci troviamo di fronte al fatto che anche questa sia un'idea passata nel dimenticatoio. Taglia i costi della politica, iniziando dai compensi ai parlamentari regionali. Questi gli obiettivi di Salvatore Mandarà in corsa per le regionali del prossimo 28 di ottobre. Questa candidatura è voluta dal Presidente Musumeci, è una sfida a quelli che sono i costi della politica, a quella che è la casta, a quella che è stata la corruzione che negli ultimi decenni ha prevalso all'interno della Regione Siciliana, una Regione Siciliana dove tutti i politici hanno litigato, dove sono stati istituiti 43 assessori in 4 anni e mezzo, dove nessuno è riuscito a dare un minimo di dignità e un rispetto alla dignità del lavoratore, e bisogna che venga fuori l'orgoglio del siciliano, bisogna che venga fuori la forza del ragusano che vuole di nuovo rilanciare la propria terra. Questa è ancora una provincia in cui non ha un metro di autostrada, questa è una provincia in cui si gioca con gli interessi turistici dell'aeroporto di Comiso, questa è una provincia dove l'agricoltura, che è stata il cuore dell'economia produttiva di questa provincia, viene danneggiata, viene deturpata, e dove non vengono riconosciute realmente quelle che sono le forme di incentivo, dall'accesso al credito al ripianamento delle passività. Questa è una provincia dove l'artigianato, che è stata
aumentato realmente il fattore produttivo all'interno delle ASI, è stato ulteriormente danneggiato da quello che è stato l'accentramento delle ASI presso la regione siciliana e quindi il non poter più fare in modo che le imprese si allochino, ma forse anche per l'incapacità politica della deputazione regionale che non ha assolutamente avviato forme di riforme necessarie per fare in modo che i soldi di questa provincia possano rimanere in questa provincia. Quella classe politica va azzerata, ci vogliono volti nuovi, è necessario realmente che si ricambi in modo generazionale, che si avviano di nuovo le riforme. I miei amici mi hanno chiesto, Salvo, guarda, è meglio che noi rinunciamo a questa indennità di carica, e lì rinunceremo a questa indennità di carica, forse anche per aiutare chi ne ha di bisogno, in questo momento sono in tanti, le associazioni di volontariato e le associazioni sportive e anche quelle sul sociale avranno realmente i primi stipendi che arriveranno, perché arriveranno quelli in cui tanti deputati, onorevoli e parlamentari si sono arricchiti. Noi li daremo in beneficenza, noi faremo in modo, fin quando non ci saranno riforme serie e chiare che abbatteranno realmente il costo della politica, abbatteranno realmente tutti questi dirigenti che servono e servono sicuramente a poco all'interno di una regione siciliana che continua a sperperare in macchine blu, in auto blu e continua a sperperare in forme di privilegi che hanno solo i parlamentari, noi continueremo a non ricevere, a chiedere di non ricevere nulla da questa casta. Saremo il nuovo, lavoreremo attraverso il nuovo per avviare realmente riforme e ridare al cittadino la parola, una parola che servirà soprattutto a fare in modo che si possa credere ad un percorso di rilancio nuovo della Sicilia e si possa credere ancora che questa Sicilia non affondi ma che abbia anche la possibilità di rilanciare la propria economia. Il lavoro in primo luogo, perché il lavoro servirà realmente a non essere più strumentalizzate con le false promesse, ma a ridare realmente dignità e orgoglio al cittadino ragusano e siciliano. Il distretto lattiero-caseario sicuramente rappresenta una grandissima opportunità in un momento estremamente complesso. Il prezzo del mangime ha superato il prezzo di vendita del costo del latte, insomma una situazione davvero complessa, difficile, dalla difficile lettura soprattutto. Certamente si sta attraversando uno dei periodi più temibili per la nostra zootecnia. Non si può andare avanti così, sappiamo che i costi, non solo quello del mangime, diciamo soprattutto quello del mangime, ma tutti i costi di produzione lievitano giorno dopo giorno, il prezzo del latte è rimasto inchiodato ad un livello non remunerativo e che quindi mette le imprese veramente nella grande difficoltà non solo di vivere alla giornata ma anche di poter pensare a un futuro che abbia delle prospettive incoraggianti. C'è bisogno di muoversi, lo stanno facendo le parti interessate, lo stanno facendo le organizzazioni, lo stanno facendo le cooperative, però sappiamo che ciò non basta. Il distretto, col distretto nel settore lattiero caseario ci affacciamo in un diciamo metodo nuovo di aggredire i problemi del settore attraverso la ricerca di soluzioni idonee che possono portare anche a un razionale utilizzo delle risorse comunitarie. Stiamo lavorando a Ragusa, stiamo lavorando in tutta la Sicilia, perché anche le province che non hanno aderito stiamo cercando di portarle dentro il distretto, perché riteniamo che ci sia una grossa difficoltà di mercato. Non dimentichiamo che il latte prodotto in Sicilia, diciamo se ne consuma in Sicilia soltanto il 25%, più o meno. Questo è un dato che ci deve fare riflettere, questo è un dato che ci induce a pensare oggi più che mai a far sì che in Sicilia intanto si consumino prodotti lattiero-caseari siciliani. Il distretto si prefigge come primo obiettivo questo, attraverso l'aggregazione della produzione, la sua organizzazione per meglio impattare col mercato, col consumo, con la grande distribuzione e anche attraverso la valorizzazione dei prodotti tipici, dei prodotti riconosciuti. Noi sappiamo che abbiamo dei formaggi eccezionali, alcuni hanno già il marchio europeo, a partire dal ragusano, dal nostro ragusano, ma poi c'è la Vastetta del Belice, c'è il Piacentino, c'è
c'è il pecorino, tutti i formaggi che, pur avendo un grande valore, una grande qualità, stendono a entrare nel mercato anche perché non c'è un'efficace promozione. Quindi, se per quanto riguarda il prezzo del latte viene difficile trovare soluzioni che comunque vanno ricercate, attraverso la valorizzazione dei nostri formaggi, attraverso la promozione del nostro latte di qualità per il consumo anche fresco, si possono dare delle risposte commerciali che si possono portare dietro anche dei risultati economici che ci auguriamo possono essere remunerativi e tali da poter colmare quel gap che oggi si determina in termini negativi a carico degli allevatori. Il distretto è formato dai vari soggetti della filiera, non solo gli allevatori ma anche mangimisti, anche caseificatori, e insieme alle istituzioni che hanno aderito e che aderiranno vorremmo poter anche puntare a svolgere un'azione di coesione della filiera per avere anche un peso contrattuale diverso, sperando di poter trovare nella politica e nei politici degli interlocutori più sensibili rispetto a quello che è stato nel passato. Conquistare la salvezza con largo anticipo. L'Oxain Ragusa si prepara al campionato di pallavolo di Serie B2. Primi impegni e le trasferte di Reggio Calabria e il derby a Modica. Noi crediamo di aver fatto un buon mercato durante l'estate, quindi i rinforzi, che sono 4 su 6, crediamo insomma che siano dei valori aggiunti in assoluto. Il campionato per noi inizia fra 20 giorni, in cui insomma la prima noi riposiamo perché il calendario prevede appunto 13 squadre di cui una deve riposare, quindi tocca a noi. Dopodiché sono le prossime due sono Reggio Calabria, se non mi sbaglio, sì, Reggio Calabria, poi a Modica, quindi due squadre insomma che dovremo stare molto attenti. Per quello che so, per gli acquisti fatti, anche appunto le voci e le informazioni che abbiamo, Leonforte è una attrezzata molto bene, e poi c'è Lamezia, dove si trovano degli atleti che hanno giocato in B1 e in A2, e sulla carta insomma sono delle squadre che potrebbero avere qualcosa in più. Il primo impatto è sicuramente positivo per te, per questa esperienza qui a Ragusa, una squadra sicuramente importante. Sì, una squadra fatta con cognizione di causa sicuramente, ben organizzata, una bella struttura, diciamo che il primo impatto è sicuramente molto positivo. Sarà un bel campionato sicuramente, perché dall'organico delle squadre che militano in questo campionato sicuramente si riscontra tanta qualità. Di certo ci sono 6-7 squadre che sono ben organizzate, vedi Leonforte, vedi Lamezia, Cinque Fronti, altre squadrette che piano piano incontreremo e vedremo dal vivo.